Ordinato da strumentimusicali.net questa specie di astronave, che in realtà praticamente è la regina delle Loop Station. Questa è la versione Mark II della storica, famosissima RC-505, che sostanzialmente è una Loop Station diversa da quelle che siamo abituati a utilizzare noi chitarristi, perché non si mette per terra. Vi posso garantire che è allucinante il numero di cose che è in grado di fare l'aggeggio, e proprio perché sono tante e difficili da spiegare, piuttosto che stare qua davanti alla telecamera a spiegarvi menu, tasti, eccetera, eccetera, vi farò vedere come ho realizzato il loop all'inizio di questo video. E la proverò anche in azione in diversi altri contesti. Vi dico solo che sono riuscito a convincere Sara a cantare, quindi guardate questo video. Partiamo con la panoramica. Intanto qua sotto in descrizione, come in ogni video che faccio con strumenti, trovate il link per la Loop Station per vedere prezzi, disponibilità e tutto il resto. Nella pratica, quindi, come ho costruito il loop che avete ascoltato all'inizio? La primissima cosa da sapere è che a questa Loop Station si possono collegare fino a 4 strumenti, 2 attraverso ingressi bilanciati Canon e gli altri 2 attraverso il classico jack. Il primo strumento che ho collegato è stato il basso, direttamente usando il jack. Il secondo strumento è stata la chitarra. Questa passa attraverso tutto il mio rig, il sistema rack, eccetera, eccetera. Finisce in FM3 e da FM3 con un cavo Canon entra direttamente qui. Quindi per la chitarra non ho utilizzato uno dei 2 ingressi jack, ma l'uscita Canon di FM3. Il terzo strumento è questo paddino qui. Aspetta che non mi ricordo come si chiama. SPD-1. SPD-1 WAV pad. Vabbè, un pad molto figo, molto interessante, che permette di caricare fino a 11 suoni al suo interno con l'USB. È semplicissimo. Uno li seleziona da qua, dopodiché si sceglie il volume, eccetera, eccetera, e si suona sia con le mani sia con le bacchette. Il pad ha proprio la consistenza, quella tipica delle batterie elettroniche, dei pad per batteria elettronica. Non avendo bacchette a casa, ho usato questi. Ha funzionato. Il quarto strumento che ho collegato era questo microfono a condensatore, che per questo loop ho deciso di non utilizzare alla fine. Avrei potuto utilizzarlo per una chitarra acustica, per una voce, ma lo vediamo in azione tra un attimo. È infatti possibile alimentare microfoni a condensatore come quello utilizzando la Phantom Power, quindi all'interno c'è la 48V, possiamo scegliere se assegnarla allo strumento 1 o allo strumento 2 e quindi collegare tutti i microfoni che ci interessano, che ci servono. Il problema principale per noi che suoniamo la chitarra è che questo sistema sta su un tavolo e non lo possiamo attivare con i piedi.
dobbiamo per forza utilizzare le mani, quindi ho dovuto programmare la loop station per funzionare praticamente senza che io la debba toccare continuamente. È possibile programmare la loop station in modo tale che lei si prepari a registrare, quindi sta lampeggiando, e non appena riceve un input audio inizia a registrare. Per alcune delle tracce, cioè la prima e la terza, ho anche stabilito che dovevano registrare soltanto per 4 battute e dopodiché interrompere il loop. C'è una sezione ritmica qui con un click che avevo in cuffia, perché c'è anche l'uscita cuffie. Ho fatto in modo di non registrare il click, cioè di non mandarlo sull'uscita principale, ma di sentirlo soltanto in cuffia, e ogni 4 battute questa traccia e questa traccia smettevano di registrare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e smette di registrare. Tutto questo ovviamente si può programmare per ogni singola traccia. Magari io sapevo che qui avrei registrato qualcosa per cui non avrei avuto il tempo poi con la mano di andare a stoppare il loop, e quindi ho fatto in modo che questo avvenisse autonomamente. Molto bello, molto intelligente. Si possono registrare quindi fino a 5 loop in stereo e dubbare, quindi riregistrare sopra ognuna di esse. In questo momento quindi ho registrato una singola nota e su questo loop, ripremendo questo, il tasto diventa giallo e praticamente sto dubbando, cioè sto registrando sopra. Quando ho finito, boom, da qua si mette pausa alle tracce e tenendo premuto il loop si cancella. Ogni traccia ha il suo fader del volume, così che quando abbiamo registrato possiamo poi andare a mixare l'intero loop scegliendo cosa si deve sentire di più, cosa meno. Dal tasto track è possibile accedere al menu della singola traccia e qui abbiamo ovviamente varie caratteristiche, varie cose che possiamo stabilire, tra cui, come vi dicevo, il numero di battute, di misure per cui la traccia si deve registrare in autonomia senza che noi schiacciamo il tasto. Sopra il tasto track c'è il tasto FX, per cui è possibile aggiungere a ogni traccia degli effetti anche se non li abbiamo registrati nel momento in cui stavamo proprio suonando, quindi possiamo aggiungerli dopo. I 4 tasti ABCD rappresentano gli effetti da aggiungere alla traccia una volta che è stata registrata, e questo è il livello dell'effetto che andremo ad aggiungere. Tenendo premuto Edit e andando a selezionare uno degli effetti, entriamo nel menu effetti e possiamo scegliere il tipo di effetto. In questo momento ad esempio A è un flanger. C'è tutta una incredibile collezione di effetti che si possono aggiungere alla traccia una volta che questa è stata registrata, oppure possiamo decidere di aggiungere un effetto direttamente mentre stiamo registrando. Questi effetti sono quelli che influenzano la traccia che stiamo registrando in quel momento. Ad esempio c'è un ottimo bass simulator nel caso in cui vogliate registrare un basso senza fare come me che l'ho dovuto materialmente prendere, ma selezionandolo direttamente da qui. C'è un tasto per far partire insieme tutte le tracce che abbiamo registrato o farle smettere. Uno per andare a cancellare un'azione che abbiamo fatto, ci lampeggiano le ultime azioni che abbiamo fatto. Se andiamo a cliccare qua si va a cancellare l'ultimo loop che abbiamo registrato, quindi se si sbaglia per esempio a registrare una take, un loop, non dobbiamo cancellare tutta la traccia, basta che facciamo undo, premiamo qui e automaticamente si cancella senza dover perdere tutta una traccia. Questo è molto comodo. C'è un tap tempo per andare a selezionare la velocità del nostro click, possiamo
anche addirittura mettere a click le singole tracce, quindi stabiliamo un tempo e poi loro si adeguano al tempo che abbiamo selezionato. Possiamo sceglierlo col tap tempo oppure con i potenziometri. E ovviamente c'è anche una parte ritmica. In questo momento ho fatto in modo di sentirla soltanto in cuffia, infatti esce da qua. E la parte ritmica è interessante perché se andiamo su Edit e andiamo a modificarla possiamo scegliere ovviamente di avere il click, così come ho fatto io, ma ci sono un sacco di batterie, di groove di batteria, di suoni diversi, quindi possiamo suonare effettivamente con un batterista se non ne abbiamo una a disposizione o se non abbiamo un sistema comodo come il paddino per registrarcela da soli. E a proposito di simulare, diciamo, delle canzoni vere e proprie, il fatto di poter stoppare le singole tracce mentre le altre vanno ci permette di creare delle variazioni che poi alla fine fanno sembrare il nostro loop quasi un brano. Chiaramente tutte le modifiche che apportate ogni volta che l'accendete è possibile salvarle, è possibile anche salvare interi loop, e per esempio questo io l'ho fatto ieri, ma adesso l'ho qua tutto pronto, anche se avevo spento la macchina, avevo salvato, quindi ho tutto pronto per fare questa mini dimostrazione. Cosa comodissima, perché se volete passare da un loop che avete creato all'altro, per esempio questo è il primo, ma ho qua anche un altro loop che avevo preparato ieri, e con semplicità posso passare a configurazioni completamente diverse. Per i cantanti che vogliono registrare più voci una dietro l'altra per creare un effetto armonizzazione, coro, bla bla bla, senza dover stare sempre qua a schiacciare, c'è anche la possibilità di inserire un overdub automatico, di modo che quando una traccia viene stoppata, invece di cominciare a essere riprodotta, sì, questa comincia a riprodursi, ma comincia anche l'overdub, quindi iniziamo direttamente a registrarci sopra, di modo da creare un effetto coro in questo modo. Sono arancione, sono blu, io sono viola, rosso, io sono giallo, io sono verde, io sono un arcobaleno. Sono arancione, sono blu, io sono viola, rosso, io sono giallo, io sono verde, io sono un arcobaleno. Sono arancione, sono blu, io sono viola, rosso, io sono giallo, io sono verde, io sono un arcobaleno. Sono arancione, sono blu, io sono viola, rosso, io sono giallo, io sono verde, io sono un arcobaleno. Sono arancione, sono blu, io sono viola, rosso, io sono giallo, io sono verde, io sono un arcobaleno. Super importante, ovviamente, come tutte le cose prodotte da Boss, praticamente se Boss facesse una scatola di scarpe scommetto che avrebbe questa feature. Funziona anche come scheda audio, la si può collegare via USB al computer, importare per esempio dei loop di batteria o qualsiasi altro tipo di loop, salvare i loop che ci sono all'interno per averli perennemente sul computer nel caso in cui volessimo elaborarli in qualcosa di più complesso, che ne so, una canzone. Ovviamente funzionando anche come scheda audio, anche se non utilizziamo le funzioni di Loop Station, possiamo collegarla al nostro computer e utilizzare tutti gli effetti, tutte le varie, insomma, caratteristiche, la batteria eccetera, senza per forza utilizzare la parte Loop Station. Quando mi è arrivata e l'ho vista accesa la prima volta ho pensato: benissimo, fra 10 anni forse imparerò a usare la metà delle sue funzioni. Invece ci sono riuscito in pochissimo tempo, è molto più semplice utilizzarla che spiegarne il funzionamento. Ovviamente può andare molto molto più a fondo di quello che vi ho detto qua. È possibile fare un bounce tra le varie tracce per creare da più tracce una singola traccia. Ci sono un sacco di opzioni di routing per chi ha necessità particolari. E oltre a un main output, che è quello che sto utilizzando, ce ne sono anche altri due sub. Sono tutte caratteristiche che l'utente medio non usa praticamente mai, ma se ci sono degli utenti avanzati tra di voi e volete approfondire un po' l'argomento, vi lascio il link alla pagina ufficiale
e della Loop Station, in modo da approfondire quelle caratteristiche, quelle cose che magari potrebbero interessare a una piccola parte di voi. I pro di questa Loop Station sono abbastanza evidenti, è la Loop Station più intelligente, più avanzata che mi sia capitato di provare fino ad ora. Rispetto a tutte quelle a pedale, ha sicuramente più di una marcia in più. Sapete tutti benissimo che qua siamo sempre molto oggettivi. Attenzione ad alcune cose. Se vi interessano cose del genere, organizzatevi per averla da qualche parte in pianta stabile. Ci sono un sacco di cavi che vanno dietro, che vanno su, che vanno giù, insomma un macello vero e proprio. Dovendoci collegare parecchie cose, vi consiglio di trovare il giusto spazio e il giusto cable management, perché può risultare veramente in un inferno. E in secondo luogo, estremamente importante, se siete chitarristi monostrumento, cioè suonate soltanto la chitarra elettrica, punto e basta, quasi sicuramente tutto ciò sarà troppo per voi. È invece una figata pazzesca, estremamente divertente, perché ci ho passato le ore, mi sono divertito comunque pazzo, se sapete suonare qualcos'altro, che ne so, anche soltanto il basso, la chitarra acustica, se sapete fare più cose con questi strumenti, unirli insieme in dei loop unici, in delle canzoni, è veramente uno spasso. Io ho ripreso il basso che era là impolverato da non lo so quanto. Da notare la polvere assassina che c'è dietro le porte, oh mio Dio. Per il resto la RC 505 Mark II è la Loop Station finale, definitiva. Non credo che ci sia meglio in giro. Pensata per cantanti e beatboxer, ma adeguata perfettamente alle esigenze di chi suona strumenti che tengono le mani impegnate. Bella, divertente. Se eravate alla ricerca di una Loop Station in grado di poter sostituire una band, qualcosa con cui esibirsi veramente davanti a un pubblico e non soltanto allenarsi o giocare in casa, l'avete trovata. Ovviamente ringrazio strumentimusicali.net e Boss che mi hanno permesso di testarla in questo video per voi, soprattutto nella parte in cui ha cantato Sara, mi sono divertito parecchio. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento se questi contenuti vi piacciono, e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!